ci sono stati, insomma, spiegati alcuni tecnicismi, mentre la volta precedente, una settimana fa, abbiamo avuto un'espressione di grande solidarietà da parte delle istituzioni politiche, però. Ieri era un tavolo un po' diverso, era un tavolo tecnico. Una delle proposte messe sul tavolo è stata quella della cassa integrazione, uno strumento che potrebbe essere ancora utilizzato. Che cosa vi è stato risposto? C'è stato risposto di no, c'è stato risposto di no, ma non è neanche la prima volta. Noi continuiamo a insistere perché per noi è comunque un ammortizzatore sociale da utilizzare, visto anche il momento in Europa del settore. E quindi ci sembra veramente assurdo che l'azienda voglia proseguire sulla strada dei licenziamenti senza prendere in considerazione un elemento conservativo dei posti di lavoro. Questo permetterebbe alla cassa integrazione di allungare i tempi e dare anche modo di approfondire quelle altre strade alternative come la ricollocazione e quant'altro che sono state proposte. Esatto. Noi continuiamo a battere su questo tasto, noi continuiamo a battere sul fatto che gli esuberi potrebbero essere ricollocati all'interno dell'azienda e quindi avere anche più tempo per cercare delle soluzioni senza far perdere il lavoro a nessuno. È arrivata addirittura la solidarietà dei sindacati spagnoli, sempre legati all'Ailex. Sul territorio c'è altrettanta attenzione per questa tematica. Sì, noi abbiamo ricevuto un comunicato di solidarietà delle commissioni obrera spagnole. Tenete presente che c'è l'Ailex, ha uno stabilimento di 1.000 persone circa in Spagna. Purtroppo c'è un silenzio assordante da queste parti. Silenzio assordante è quello del comune di Chiavari, che al di là di un atto dovuto, che è il comunicato di solidarietà fatto all'inizio, non ha fatto nessuna azione. Non ha portato nessuna azione concreta, nessuna proposta per cercare di contribuire allo sbocco di questa vertenza sul territorio.